Te lo lascio qui. So benissimo che questo non è il posto più adatto a lui, ma siamo pieni. Appena possiamo lo trasferiamo in un posto più adatto. Qui ci sono le sue carte, le sue medicine, questa è l'ultima valutazione e in questa valigia ci sono tutte le sue cose. Va bene, firma qui e siamo a posto. Maria, un'altra volta in giro per i corridoi. Vai in cortile a giocare con gli altri bambini. Bambini, bambini, questo è il vostro nuovo compagno. Finché rimane con noi, dobbiamo riuscire a farlo sentire a suo agio. Va bene? Bene, iniziamo con la lezione di oggi. Vi ricordate che ieri parlavamo dell'importanza delle virgole? Le virgole possono cambiare il significato di una frase, fino a trasformarla in una frase completamente diversa. Qui perlomeno approfitterai un po' del sole. Torno subito. Maria, ma Maria, ma dove vai? Hola. Ciao, come ti chiami? Io Io mi chiamo Maria. Benvenuto a scuola. No, non sai camminare? Non sai nemmeno parlare? Non sai fare niente? E che ti succede? Sei un po' strano. Guarda, è facile. Se vuoi muovere una mano, fai così e la muovi. Se vuoi parlare, fai così. Ciao! E parli. Maria, vieni a giocare con noi. E se ti prude un braccio, come fai? Io quando mi prude un braccio non riesco a trattenermi. Maria, ma che cosa fai? Vuoi giocare alla corda con me? Guarda, è molto divertente. Che strana che è Maria. Forse so quello che pensi. A te piacerebbe giocare a calcio. Massima concentrazione. L'attaccante sta per tirare. È il più grande capocannoniere del campionato. Ma la portiera è la più brava del campionato. Impressionante tiro che si avvicina vertiginosamente alla porta. Il bambino con la sedia a rotelle ha fatto gol, gol! Maria è proprio strana, sì. Maestra, posso spingere io? Posso? Sono capace. Cioccolà, cioccolà, cioccolata, cioccolà, cioccolà, cioccolata. C'era una volta una strega innamorata di un principe. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Capitano, salvi la fanciulla! Aiuto, capitano, solo voi potete salvarmi! Non potete salvare la fanciulla, è ben custodita. Il principe e la strega vissero felici e contenti. Uno, due, tre, agli ordini del re. Non muovere la mano né il piede. Uno, due, tre, agli ordini del re. Non muovere la mano. Ah, ma ti sei mosso?
Ottimo! Ce l'hai fatta da solo! Puoi migliorare, potrai camminare e parlare e andremo in giro per tutto il mondo. Sai che ci sono dei posti che mangiano le formiche? Beh, non c'è bisogno che mangiamo le formiche. Maria, oggi non può uscire in giardino. Guarda, è molto stanco. Se vuoi puoi stare qui con lui e fargli compagnia. Che succede? Non hai voglia di andare a giocare oggi? Buongiorno bambini, sono Maria, la vostra nuova maestra.